Carla! 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 Chicca. Carla. Hai visto Total Print, la tendenza dell'autunno-inverno. Senti, siccome io sono felice, ti volevo dire una cosa bella, bellissima. Sono pronta. Che mi scrivono un sacco di persone sul mio Instagram personale. Bene. Dicendomi quanto sei simpatica, quanto sei bella, quanto sei chic. Grazie, quanto sei grazie. Autoironica. Grazie. Quanto sono belli i cambio look che fai. Quindi ci tutto, tenevo tutto. A essere portatrice di insomma, un bel messaggio positivo. Mi fa molto piacere. Allora, parliamo della storia di oggi. Ti ho portato Alessia, una storia bellissima. Lei ha 24 anni e viene da Nardò, in provincia di Lecce. Ricordiamo che Nardò ha una piazza bellissima, molto famosa, ed è la città famosa anche per il barocco leccese, quindi sì. È veramente un momento d'arte incredibile. Allora, lei studia da avvocato divorzista. Ai ai ai. Esatto. Però ha un hobby e una passione, è una cantante pop. Essendo molto giovane, ancora non ha trovato la sua immagine e per di più ha un colore di capelli un po' impegnativo molto bello e lei, per non sbagliare, abbina sempre capi neri, quindi veste perennemente come se andasse a un funerale. Ai ai ai, allora non ci resta che farla entrare, conosciamola, Alessia! Avvocato divorzista con la passione per la musica, che bel mix! Lo so, in realtà questa passione nasce quando ero bambina, quando scrivevo le mie prime canzoni in inglese nel mio diario segreto e poi è cresciuta con me fino a quando non ho iniziato a scrivere anche in italiano e l'ho rivelato ai miei genitori perché in un primo momento lo sapeva solo mia sorella che io scrivessi e che io cantassi perché appunto ero molto timida. Tra l'altro tua sorella è qui, Aurora, insieme alla tua amica Irene, anzi cugina Irene, scusami. Aurora, quando hai scoperto che tua sorella scriveva musica, ma scrivi musica e testo, anche la musica? Sì. Anche la musica. Che cosa hai pensato? Che cosa ti ha trasmesso anche la sua musica? Io diciamo che l'ho sempre saputo, la sua musica trasmette delle emozioni che non è facile descrivere. Quindi emozionata, facciamo un applauso a Aurora. Però è molto emotiva tua sorella, a quanto pare, un po' timida forse? Sì, lo è sempre stata, anche se non sembra, io che la conosco molto bene, lo so. Guarda, io ti voglio rivelare un segreto, per quanto difficile sia da credere, però credo che chi faccia questo mestiere, anche il mestiere dell'artista, del cantante, del presentatore, dell'attore, è un po' una sorta di terapia d'urto per combattere la timidezza. Contrariamente a quello che vedete di solito, per esempio, sul palcoscenico, magari nella vita un artista può essere molto molto più riservato e timido. Allora, visto che siamo qui per fare questa terapia d'urto sulla nostra Alessia, io voglio sentirti cantare, va bene? Va bene. Ok. Dai, che dopo questa ti sembrerà tutto più facile. Cosa ci canti a cappella? Una canzone di Marco Mengoni, Ola. Uè, Ola. Dai ragazzi, un pezzetto. Per favore, silenzio. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi senza dire una parola, non mi capirai mai né domani né ora. Bravo. Bravissima. Mamma mia. Brava. Beh, felice e fortunato sarà il tuo fidanzato, che si chiama? Roberto. Contento di questa tua passione? Sì, lui è contento, anche se lui è l'intellettuale della coppia, io sono quella un po' più creativa, quindi ci compensiamo bene. Allora, ascolta, perché Roberto oggi non è potuto venire qui con noi, insomma, tra di noi, però ci teneva a mandarti questo messaggio. Ascoltiamolo. Ciao cantante, mi dispiace non essere lì dietro le quinte anche perché sono sicuro che adesso starai morendo di ansia come quando devi salire sul palco a cantare, però spero che finalmente con questo cambio look tu riesca a vederti bellissima come ti vedo io. Un bacio grande, non vedo l'ora di vederti. Che carino. E poi l'emotività,
È una fonte di grande ricchezza, ricordatelo, non la subire, amala, perché veramente ti darà tante soddisfazioni. L'ansia anche da qualche soddisfazione. Carla, progetto per Alessia. Sì, allora, Alessia, diciamo che qui manterremo il suo colore dei capelli perché è naturale ed è bellissimo. Ricordiamo i suoi tratti, quindi 24 anni, è di Nardò in provincia di Lecce, punti di forza rossa che rapisce naturalmente, punti deboli nero che svilisce perché è sempre vestita di nero, obiettivo color shock e look effettivamente da personaggio. Color shock! Obviously! Me gusta mucho! E viene! Ci vediamo dopo ragazze, buon cambio look! Perché è arrivato il momento di scoprire la trasformazione di Alessia, perciò che entri il nostro faro di luce chic glamour, Carla Gozzi. E voilà, Carla. Ricordiamo la storia di Alessia. Alessia è una studentessa di giurisprudenza con la passione per la musica. È venuta qui per sbloccarsi, per abbandonare i suoi abiti neri, ma anche per gestire un po' meglio tutta la sua emotività e la sua timidezza. Com'è andata? Benissimo, ha un look da palco ed è un vero personaggio. E allora io chiamerei Aurora e Irene, sua sorella e sua cugina. Andiamo. Venite qui ragazzi, accanto a me, così potrete ammirare ancora meglio la trasformazione della vostra cara Alessia. They say we are like a million, all I want is peace, 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 peace. See the world, have a seat, and all I want is see, 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 see. Come alive, 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 come alive. Ragazzi, ad abbracciare Alessia, che rimasta senza parole. Sei una superstar. Allora io, guarda che ti vedi là. Ecco, rivediamo il prima e il dopo. Alessia, come ti vedi? Bellissima. E sei mi piace davvero tanto. Sei stupenda.